2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. La torre di Manfri è stata acquistata da un privato, un imprenditore bolognese. La città non si strappa i capelli. Questa è l'impressione che si trae dalla media dei vari commenti sui social. Cambia poco in realtà. Di un privato era la torre di Manfri ed un privato resta, con in più stavolta la possibilità di vederla finalmente restaurata. Riuscirà il comune a far valere il diritto di prelazione? Non sembra che ci siano i tempi e le condizioni economiche per raggiungere un obiettivo del genere, ma da questa storia comunque finisca una lezione si può trarre. Gela è una città dove si chiacchiera tanto e si agisce poco, dove si giudica troppo facilmente e ci si lava la coscienza dando la colpa sempre agli altri. La torre di Manfri non l'ha voluta nessuno, non l'amministrazione comunale che avrebbe potuto usare i fondi delle compensazioni ENI per acquistarla, e nemmeno l'hanno voluta i cittadini, che si sono fatti sordi quando fu lanciata dal comune la sottoscrizione popolare. Oggi chi piange versa solo lacrime di coccodrillo, lacrime inutili. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.